Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash Royale. Signori, innanzitutto un bel like per incominciare subito bene la giornata. Ragazzi, questo è sempre il nostro deck, ve lo ricordate? Dove abbiamo messo per l'appunto il domatore. Loro accompagnano solo, quindi vanno bene. Direi di iniziare, ma prima, che posizione saremmo finiti quest'oggi? Beh, siamo 65esimi, non male. Non male, quindi le partite dovrebbero essere comunque abbastanza competitive. Quando parlo di competitivo, in senso divertente e abbastanza buone per entrambi. Allora, buttiamo questo. Ormai questa tecnica la conosciamo, spero di avervela fatta capire bene. Lui mi butta direttamente una... Ok, semi avanza, perfetto. Perfetto. Che potremmo fare? Che potremmo fare? Potremmo fare così e potremmo fare così. Ecco, questo non era quello che volevo io. Se mi rimane in vita, io sono contento. Se no, no. Allora, qui se mi fanno danno... Vabbè, oddio, è andata abbastanza bene. Abbiamo capito che tipo di deck ha lui. Potevo sicuramente giocarmela meglio, ma è stato anche comunque molto, molto, molto bravo lui. Allora, questi qua possiamo fare così e ci togliamo sia uno e sia gli altri senza problemi. Quindi facciamo così. Lui ha un deck molto veloce ma molto lento allo stesso modo. È particolare, molto particolare come deck. Però ormai le sue carte ce l'abbiamo. Non è tutta... C'ha il gigante, c'ha la cosa, c'ha anche il moschettiere. Però questo possiamo fare qua. A sto punto io direi di attaccare direttamente... Direi di attaccare direttamente così. Proviamo ad attaccare un pochino più aggressivi, perché comunque lui truppe per fermarmi quel coso non ce l'ha sostanzialmente. Quindi dai ragazzi, facciamogli i danni puri, raga. I danni puri su sto stronzo maledetto. E quello non mi interessa, è una carta che non mi dà assolutamente fastidio. Ma sono sicuro che adesso lui sta riprendendo l'elisir necessario per potermi riattaccare come si deve. Infatti io faccio così. È meglio che mi porto subito un vantaggio, ragazzi, perché adesso lui mi butterà quella stronza. E se non me la butta è perché siamo stati bravi noi. Quindi facciamo così. Benissimo. Bella. Sapete che mi sta piacendo? Mi sta piacendo. Seriamente mi sta piacendo, perché blocchiamoli. Siamo riusciti a difendere abbastanza bene, perché comunque non mi sta più attaccando con l'attacco pesante, ma bensì con gli attacchetti un pochino più leggeri. Quindi io farei di questo. Farei così. Quelli li abbiamo mandati a morire in pace, proprio tranquillità. Facciamo di questo. Facciamo di questo. Lì richiedo il supporto indietro. Ok, gli stiamo facendo male. Meno male ragazzi che stiamo veramente difendendo bene, 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 bene ragazzi. Perché questo deck che ha lui mi piace assai. Questo deck che ha questo ragazzo mi piace assai, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Anche se lui ci butta giù quella, a noi non è un problema, perché comunque avremmo tirato giù anche l'altra. Cazzarola, la scintilla giocata... Bello, questo qua segnatevelo, questo deck, perché è molto, molto interessante, ragazzi. E ve lo consiglio. Magari nelle vostre divisioni può essere molto, molto utile. Non male. Un livello 11 che sta a 3761 al momento. È interessante anch'esso. È molto, molto interessante. Ovviamente io partirei sempre con il nostro attacco. Una carta che sto notando che non mi è particolarmente d'aiuto in questi casi sono i Goblin. Lui mi sta facendo un attacco molto prepotente sulla sinistra, ma noi abbiamo fatto ovviamente molto, molto, molto male sulla destra. Facciamo di questo. Per fortuna nostra ci abbiamo il mini pecca che ci dà una mano assurda in questi casi. Mi puoi fare tutti i danni che vuoi, io non ho problemi. Diciamo che i Goblin il loro lavoro lo stanno facendo bene. Vedete, in questo caso ci hanno aiutato comunque i Goblin. Anche se a non fare un lavoro eccezionale, comunque ci hanno aiutato tanto. Ma la carta che veramente, raga, randella come non si sa cosa, è quel cavolo di minatore. Ma ormai l'abbiamo visto. Quindi lui mi deve fare attacchi molto prepotenti. Molto, molto prepotenti. Quindi voglio provare un attimo a giocarmela così. Ok, i danni li posso accettare.
posso fare di questo, perché sì, ok, accettare i danni va bene, troppi, troppi, troppi no. Non vi preoccupate perché sembra che stiamo perdendo, che stiamo messi male. Se guardate, la torre di sinistra è molto più danneggiata della nostra di destra, eh. Tirare qualsiasi unità adesso sulla torre di destra sarebbe buttata, perché veramente non conviene in questo preciso istante tirare quella... tirare niente là. Quindi facciamo così. Facciamo così. Ok, il nostro l'abbiamo fatto, assolutamente. Non voglio tirargli niente. Tant'è vero, conoscendolo, lui ora mi dovrebbe buttare in difesa della torre. Ok. Facciamo così. Anche se una botta me la... di due botte. Basta. Inutile dire altro, no? Inutile dire altro, secondo me. Quindi, come vi dicevo, non userò truppe, ma bensì userò queste cose così. La gente l'abbiamo fermata, ragazzi, che bella partita pure questa. Porca miseriaccia, porca. Ok. Possiamo fare di questo. Possiamo bloccarli così. Caro mio. Caro mio. Quindi facciamo così, facciamo così. Lanciamo tutte le truppe proprio a avete capito come, no? Gli facciamo male, ragazzi, gli facciamo male. Potevo ovviamente difendere, ma non ho voluto, sapete come gioco ormai, eh? Lo sapete, quindi... benissimo, benissimo. Avevamo difeso, perfetto. Bella, 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 bella. Niente da dire, niente da dire. Continuerei, siamo a 3804. Dai, con un'altra bella partita. Stiamo andando molto fast oggi, quindi probabilmente ne faremo un'altra dopo di questa. 3740, livello 12, potrebbe essere benissimo uguale a noi. Uguale, uguale, uguale. Ah, spawn deck. Mi rispondi con uno spawn deck? Va bene. Se lo dici tu. Allora, lo spawn deck dovremmo riuscire comunque a toglierlo. Se ho calcolato bene, esatto. Sono usciti loro, quindi ho calcolato alla perfezione. Se è uno spawn deck, probabilmente solo barbari non saranno. Saranno di più di quello che noi pensiamo, no? Quindi io faccio partire loro. Lui non sembrerebbe che stia giocando. E ciò mi dispiace proprio tantissimo, ragazzi, che lui non stia giocando. Mi sta piangendo il cuore, veramente. Bastardo che non sei altro. Oh, che bello. Quando capiscono che proprio stanno in inferiorità, che non vedono che sei più bravo di loro, si fermano, ti fanno fare una partita easy. Oh, che bello, bravo. Hai capito che ti avrei sconfitto? Bravo, l'importante è capirlo. Poi ovviamente magari, non lo so, la connessione non mi sembra che sia andata via, ma a noi va bene così. Facciamocene un'altra. E ripeto, ovviamente i motivi potrebbero essere tantissimi, ma non l'ho visto disconnettersi. Però può capitare, come non può capitare. Ci abbiamo uno contro solo di 3925 coppe. Una caccola. Sempre livello 12, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa. Direi di osare a partire bello organizzato, bello cattivo. Ok, quindi c'ha le guardie. Possiamo fare così per indurlo a tanti danni sia su torre e sia su moschettiere. Così almeno se non mi butta altro il moschettiere, ce lo siamo torti dalle scatole. Quindi, ok, ottimo. Potrei fare di questo. Potrei fare così. Vediamo se ho calcolato bene i tempi. Sì, in realtà l'avevo calcolati molto bene, se è per quello. Però purtroppo è andata come è andata. Buttiamoci i piccoli sgherretti, perché sennò il mini pecca ci faceva grandi, grandi cose, grandi dispetti. Questa è bella come partita, ragazzi. Questa è molto interessante. Lui subisce per ricaricarsi di elisir. Mi attacca da destra. Allora, in questo caso, quanto potrebbe essere utile attaccarlo da sinistra? Secondo me abbastanza. Secondo me abbastanza, perché dobbiamo portare qualche truppa di là a sinistra. Quindi facciamo così. Buttiamo questo per di qua. Buttiamo questo così. Buttiamo questo così. Ragazzi, qua è tosta, eh. Danni ne abbiamo presi a fotoni proprio, raga. Danni ne abbiamo presi a fotoni. Ma speriamo di ridarglieli in qualche maniera, anche se non credo. Gigante e mongolfiera. Sì, sono forti, raga.
Non devo. Ok, io ho capito come giocare contro di questo qua. Dite sì, adesso. Adesso, raga. Che dobbiamo fare? Sempre meglio tardi che mai, no? Quindi devo cercare di non fargli recuperare assolutamente nulla. Una sgran craccata gliel'abbiamo tirata. Dovremmo avergli fatto male anche con questi qua. La principessa mia ovviamente è più Agab, quindi decide di non intervenire. Lui si sta per preparare lo stesso attacco di prima, ragazzi, eh? Uguale, identico. Quindi facciamo così. Facciamo così, facciamo così. Facciamo così. È un po' differente rispetto a prima l'attacco, perché sì, adesso lui sì, gli è sopravvissuto il tipo, tutto quello che volete, però è un pochino differente rispetto a prima, ragazzi. Un pochino differente. Quindi lui lo mandiamo lì per farci fare qualche danno, qualche hit importante. Non è facile, raga, io ve lo dico, non è facile. Vai, subito a fargli danni, proprio così. Cioè, non devo fargli fare niente, ragazzi. Ma come mi difendo qua? Raga, sapete che c'è? Tanto, abbiamo perso, no? Quindi... Ah, l'avete capito quello che volevo fare? Era molto interessante. Purtroppo avevo perso, c'era poco da fare. Quindi che ho detto... Oh, se mettevi di culo, mi dice culo, ci butto palla di fuoco, ci butto scarica, lui ci va a demartellata, se me ne da due ho vinto, se no no. Peccato, perché potevamo vincerla sicuramente questa, ma è stata molto molto interessante e il mio deck subisce gigante e mongolfiera. Questo deck qua subisce, come sapete non c'è niente da fare. I goblin qui non mi sono stati utili, sì, seriamente non mi sono stati utili, per liberare la mongolfiera. Cosa mi avrebbe aiutato? Non lo so, vedremo in un prossimo episodio che cosa cambiare, perché comunque abbiamo i goblin che non mi piacciono tantissimo, sicuramente avrebbero aiutato loro. Secondo me sono più efficaci loro, fanno più danno, perché l'avrei buttati sulla mongolfiera e probabilmente avrebbero dato una mano in più. Potrebbe essere, secondo me sì, sapete, poi si abbinano meglio con loro due, invece loro due vanno di coppia, poi vanno di coppia loro tre, potrebbero andare, questo va con questo, vedremo, vedremo. Signori, se il video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro Ciccio Gamer 89. Bella. My father is just waiting for an excuse to attack. Why do you think he sent my brother? So there will be trouble. Ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati sul trono di spade. Ragazzi, come avete visto all'inizio del video,